Ciao, benvenuti nello spazio Neo Podcasting. Questa è la stagione 2. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi a Neo Radar, Mia Fantascienza e Paleo Contatto. Neo Podcasting, un contenuto audio a cadenza mensile. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Neo Podcasting. Questa puntata numero 21 vi andrò a parlare della bloggata paleofologica riguardante l'analisi del testo The Book of the Damned del 1919, edito da Charles Fort. Il libro The Book of the Damned, scritto da Charles Fort nel 1919, fu una directory saggistica di eventi anomali, strani, misteriosi, riguardanti vari tipi di fenomeni anomali, inclusi UFO, strane cadute di materiali organici e inorganici dal cielo, strani fenomeni meteorologici, la possibile esistenza di creature generalmente ritenute mitologiche, sparizioni di persone e molti altri fenomeni. Il libro è oggi considerato il primo saggio dell'anomalia. L'appellativo del termine dannati era relativo ad eventi realmente accaduti che tuttavia erano sistematicamente ignorati dalla scienza in quanto non in linea con i paradigmi scientifici noti del tempo. Il testo ebbe molta notorietà tra il pubblico di appassionati, tanto che fu coniato il termine fenomeni fortiani, fenomeni fortianici, per alludere in modo generico all'insieme eterogeneo d'anomalie registrate nel testo. Cliccando in descrizione del filmato qui di YouTube sarete catapultati alla mia bloggata, dove all'interno troverete tutti i link per scaricare in modo gratuito il libro The Book of the Damned del 1919, sia in HTML quanto in PDF. Che cosa vi starò a dire rapidamente in questo podcast? Allora, innanzitutto nella bloggata ho effettuato l'analisi del Book of the Damned per estrarre eventi UFO appartenenti a qualsiasi data oppure per eventi UFO appartenenti all'intervallo 1864-1939. Sono tantissimi gli eventi presentati nel libro The Book of the Damned di Charles Fort. La maggioranza non sono stati citati in questa bloggata e li ho ignorati in quanto sono eventi che sono stati ritenuti irrilevanti, spiegabili con la fenomenologia: bolidi, meteore, aerostati dirigibili, fulmini globulari, miraggi, inversioni termiche, pareli, lieve turbolenza atmosferica, fuochi d'artificio, esercitazioni militari d'artiglieria, esplosioni per incidenti ed incendi, eruzioni vulcaniche, terremoti, lampare cinesi, luci di proiettori e quant'altro. In generale circostanze imputabili a cause naturali oppure umane possibili annesse al contesto storico dell'evento. Ho ignorato anche gli eventi roboanti, privi di dettagli concreti e sufficienti per esprimere una valutazione razionale. Ho ignorato anche eventi incongruenti per shape, colore e dinamica di volo con tecnologia UFO aliena già nota. Ho ignorato anche eventi incoerenti nella narrazione o nella descrizione e quindi assimilabili ad OAX. Ora, nella bloggata trovate una serie di eventi dettagliatamente citati ed analizzati. Io qui rapidamente ve le starò praticamente a elencare solo gli elementi più importanti. Pagina 208 del libro. Furono avvistati strani avvistamenti di satelliti vicino a Venere. Nel 1645 un grande oggetto, tanto da essere ritenuto un satellite vicino a Venere, fu avvistato 4 volte nella prima metà del XVIII secolo. L'ultimo avvistamento riportato risale al 1767. Lo stesso oggetto fu poi avvistato per altre 7 volte nel 1886, sempre vicino a Venere. Facendo un po' di ricerche, facendo girare Stellarium, si evince facilmente che la segnalazione proposta da Charles Fort è un evento naturale, una banale congiunzione astrale dove è più Venere a sembrare un satellite della Luna, più
piuttosto che la Luna a sembrare un satellite di Venere. Pagina 209 si parla di un avvistamento di un UFO, riportato nel giornale di Astrophysical Journal, dove si riportò l'avvistamento del 25 novembre del 1894 di un corpo riflettente molta luce, un oggetto molto luminoso avvistato dal professor Pickering ed altri testimoni, presso l'osservatorio Lowell. Una parte non illuminata di Marte sembrava autoilluminata da una nuvola. Si stimò che l'oggetto luminoso che era stato osservato sarebbe stato a circa 26 miglia dal pianeta Marte. Ora, facendo girare un po' Stellarium e facendo alcune delle ricerche, si inferisce che l'avvistamento dell'UFO del 25 novembre del 1894 è da correlarsi con la precedente cometa di 1894 F1 Denning, che probabilmente non era una cometa, ma lo stesso oggetto anomalo UFO del 25 novembre del 1894, che poi fu detectato vicino a Marte. La cometa Denning F1 di 1894 è peraltro una cometa che non è mai più stata osservata dal 1894. Pagina 213 si parla di un avvistamento di un mega UFO. Secondo il registro annuale, il 9 agosto del 1762, M. de Rostan di Basilea in Francia stava prendendo le altitudini del Sole a Losanna. Vide un enorme corpo a forma di fuso, circa tre volte il Sole in larghezza e nove in lunghezza, avanzando lentamente attraverso il disco solare. Bla 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 bla, bla. Il resto della descrizione ve la potete andare a leggere. Facendo alcune ricerche dettagliate, si conclude rapidamente che si valuta l'evento, di pagina 231 narrato da Charles Fort in The Book of the Damned, sia genuine, che abbia una radice paleosetica. In specifico, si valuta che l'UFO sia un disco volante sganciato dalla barca solare di Ra, che era stato già osservato nel periodo tra il 6000 a.C. e il 4100. Tali oggetti sarebbero stati riosservati intorno all'anno 0 e poi nuovamente riosservati in gruppo il 14 aprile del 1561 con il grande evento ufologico di Norimberga. Ok, poi il resto dell'analisi che vi posso dire è sì, sempre a pagina 223. Eventi TLP anomali riportati da astronomi nel 1783 e nel 1787. L'astronomo Herschel riportò la presenza di molte luci vicino alla Luna, tanto che egli pensò che vi potessero essere vulcani sulla Luna, evento spiegabile con probabili impatti di meteoriti sulla Luna. Ora, l'evento del 1821 e 1847 sono giudicati eventi TLP, reali e misurabili, in linea con le anomalie TLP, aventi colori e dinamiche compatibili con eventi UFO, perché se andate a leggere poi la descrizione degli avvistamenti ci sono delle anomalie. Sono quindi considerati eventi UFO relativi alla raccolta di Helio 3 o Helio 4 sulla Luna da parte di mezzi alieni. Pagina 287, due triangoli volanti scuri, avvistati il 3 luglio del 1882 a Qom in Libano, verso l'ora di sera. Cioè, il resto dell'avvistamento lo potete andare a leggere sulla bloggata. Io qui vi posso dire che si valuta che l'osservazione del 1882 descritta nel terzo da Charles Fort sia genuine. L'evento è relativo all'avvistamento di probabili droni alieni, riconducibile a tecnologia già osservata negli aerei pre-Incas. L'avvistamento del 1882 in Libano è a mio avviso riconducibile all'avvistamento di UFO obsoleti X, confrontare con palecontatti indiretti a pagina 48. È impossibile valutare però se i due oggetti UFO che furono osservati nel 1882 siano stati droni pilotati in remoto oppure dei mezzi ibridi dotati di IA. Pagina 293, avvistati degli Unidentified Submerged Object emersi dall'oceano nel 1887, vicino a Cape Race. L'oggetto
di circa 50 piedi, ossia circa 15 metri sopra il livello del mare, Monzo avvicina una nave e poi si allontanò, rimanendo visibile per 5 minuti, muovendosi controvento. Il resto della descrizione è dentro nella bloggata. All'interno della directory, la mia valutazione è che l'evento sia genuine. Si valuta che l'evento UFO sia relativo agli USO, Unidentified Submerged Object, è il primo caso relativo ad un apparato alieno mai osservato dall'uomo sino a quel momento. Impossibile paleofologicamente dare una valutazione tecnologica dell'uso, non essendoci precedenti. Altro uso, descritto a pagina 294, Unidentified Submerged Object, che emerse nell'oceano il 18 giugno del 1845. Secondo il Malta Times, circa 900 miglia ad est di Adalia. Tutta la descrizione con tutta la relativa fenomenologia. All'interno della directory The Book of the Damned di Charles Fort, si valuta l'evento del 1845 un evento genuine. Si valuta che sia un evento uso con Unidentified Submerged Object. Anche qui si valuta che sia relativo ad un apparato alieno assimilabile all'evento del 1887, quello precedente. Impossibile dare una valutazione tecnologica. Pagina 294, avvistamento di un UFO a Cherbourg nel 12 gennaio del 1836. Andando a fare un po' di ricerche, si scopre che l'avvistamento del 12 gennaio 1836 a Cherbourg è riconducibile all'avvistamento di UFO obsoleti con tecnologia X, un velivolo ad elica intubata. Pagina 297, un altro avvistamento di uso da parte della Royal Navy. Il capitano Evans, comandante del vascello HMS Vulture, che il 15 maggio del 1879, vicino al Golfo Persico, ebbe a notare delle luci pulsanti sottomarine che si muovevano a grandissima velocità. Il resto, la durata del fenomeno fu di circa 35 minuti, dalle 9.40 di sera, ora locale. Anche in questo caso si valuta che l'evento sia genuine, relativo a un uso Unidentified Submerged Object. Per quanto riguarda pagina 308, sono elencati una sterminata serie di eventi a carattere potenzialmente ufologico. Io li ho riordinati cronologicamente e di questi qui, dopo averci fatto un po' di analisi, ne ho estratti solo tre eventi: quello del 1838, UFO in India; quello del 1883, il 5 novembre, UFO in Cile; quel 26 ottobre del 1894, UFO nel nord del Galles. Il perché, se volesse, se siete interessati, ve lo potete andare a leggere nella bloggata, ci sono delle ragioni specifiche. Pagina 313, sono evidenziati eventi potenzialmente ufologici che però appaiono incoerenti nella narrazione e per questo sono respinti. Ad esempio, qui si parla di vari avvistamenti, però ci sono delle incongruenze vistose nelle narrazioni, di conseguenza l'evento l'ho ignorato, considerando che sia incoerente e proprio quindi di conseguenza non abbia una radice paleosetica. Pagina 316, sono evidenziati numerosi eventi relativi a luci anomale e altri eventi di carattere potenzialmente ufologico che però sono stati respinti in quanto spesso carenti dell'informazione della durata temporale dell'evento, troppo generici nelle descrizioni oppure dotati di informazioni troppo scarne e o non chiare ed univoche, con un contesto che non permetteva di poter esprimere un giudizio razionale sull'evento. Ad esempio, nella bloggata potete andare a leggere il debunkeramento di un caso dove vi sono delle palesi lampare cinesi proprio nel mar del Giappone, tra appunto Giappone e Cina. Ok, alla prossima, ciao!